Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Video che non vedevo l'ora di fare perché penso di essere il primo a portare una cosa del genere. Infatti andremo ad ipotizzare, barra cercare di indovinare quali saranno le abilità di Crypto. Chi è Crypto è il nuovo personaggio in teoria in arrivo su Apex Legends. Nel cercare di immaginare le sue abilità ci baseremo sulle immagini che sono trapelate, sulla sua comparsa nei trailer, ma soprattutto su delle linee di codice molto interessanti che si trovano nei file di gioco. Infatti di recente, è una notizia proprio degli ultimi giorni, sono comparse all'interno dei file di gioco delle parole che fanno riferimento alle sue abilità. E allora nell'immaginare le sue abilità vi darò sia le mie ipotesi sia una versione un po' più ufficiosa basata su quello che compare nei file di gioco. Vi invito subito a lasciare un like sulla fiducia e se non lo siete già a iscrivervi al canale. E adesso vi saluto, vi lascio al gameplay e come per le scorse volte vi ricordo che nell'outro farò i saluti. Quindi ci rivediamo presto e buona visione! Eccoci qui, e allora iniziamo a parlare di Crypto. Penso che sia doveroso iniziare questo video rispondendo alla domanda più scontata, ossia, uscirà Crypto? Secondo me sì, arriverà, perché compare nel trailer, il suo computer è già nella mappa di gioco e ci sono stati un sacco di altri indizi. Ma tra tutti questi indizi, quello più importante è il fatto che nei file di gioco siano già presenti delle linee di codice che fanno riferimento alle sue abilità. Quindi mi sento di dire con abbastanza sicurezza che nel corso della season 2, oltre a Watson, vedremo anche Crypto. All'inizio, a metà stagione, alla fine, non ne ho idea e nessuno lo può sapere, ma quasi sicuramente arriverà. Allora adesso cosa facciamo? Partiamo immaginando le sue abilità, quindi vi darò le mie ipotesi. Mentre dopo, verso fine video, parleremo anche di quello che si trova nei file di gioco, che quindi dovrebbe essere lo skill set più probabile. Tuttavia, sempre nel campo delle ipotesi restiamo, perché si tratta di leak e ancora non c'è nulla di ufficiale. Finché un personaggio non esce, sono sempre in tempo a cambiare idea, a non farlo uscire o a cambiare le sue abilità. Quindi vi faccio questa premessa e vi ricordo che io non vi do alcuna certezza. Ripeto, vi darò le mie ipotesi e poi parleremo anche di quella che sembra essere l'ipotesi più probabile, ma non c'è niente di sicuro. E allora partiamo, e nell'immaginare come potrebbe essere Crypto, dobbiamo innanzitutto partire dallo scegliere a quale classe potrebbe appartenere. Guardando il suo modello dai vari leak, soprattutto per via della spada, si potrebbe pensare a un personaggio offensivo, ma secondo me è un po' improbabile perché di personaggi offensivi ce ne sono già quattro, ossia Wright, Bangalore, Octane e Mirage. E allora secondo me è più probabile che possa essere un personaggio di ricognizione come Bloodhound, che tra l'altro al momento è da solo nella sua classe. Ovviamente il fatto che sia un personaggio offensivo o di ricognizione cambierebbe moltissimo a livello di abilità. Quindi proviamo a immaginare due set differenti. Per quanto riguarda l'ipotesi secondo cui sarebbe un personaggio offensivo, viene subito in mente una leggenda basata sul corpo a corpo, principalmente, ripeto, per via della spada, che potrebbe utilizzare in qualcuna delle sue abilità. Magari l'ultimate potrebbe permettergli di estrarla per un tot di secondi, facendo un sacco di danni, col limite però di poterla utilizzare solo da vicino. Con la tattica potrebbe scagliare un fendente, la passiva non ne ho idea, ma insomma avete capito la tipologia di personaggio che intendo. Tra l'altro sarebbe la prima leggenda basata sul corpo a corpo, quindi fatemi sapere con un commento se l'idea vi piacerebbe. Tuttavia, per quanto può essere bella questa idea, vi ripeto che secondo me è improbabile. Io lo vedo molto più come un personaggio di ricognizione, che sarebbe anche in linea col fatto di essere un hacker. Proprio perché un hacker potrebbe avere delle abilità che compromettano le skill avversarie, cose tipo delle granate EMP che nascondano l'interfaccia dell'avversario, impedendogli di utilizzare qualsiasi abilità. Poi, se fosse davvero nella stessa classe di Bloodhound, potrebbe avere delle abilità che gli permettano in qualche modo di tracciare i nemici. E allora, queste erano le due ipotesi che io ho fatto. Ditemi quale vi piace di più, ma soprattutto, se avete in mente delle altre idee, fatemele sapere. Ripeto, personalmente non penso che verrà classificato come personaggio offensivo, perché ce ne sono già veramente un sacco. Ritengo molto più probabile la seconda
seconda ipotesi, anche in base alla personalità che Crypto sembra avere dalle immagini e dai video. Non sembra uno, ecco, che se le va a cercare, quindi adatto al corpo a corpo, ma più un tipo schivo e solitario. Ma adesso, come preannunciato, vi dirò quella che è la teoria più probabile secondo quanto emerge dai file di gioco. Infatti, negli ultimi giorni, come vi ho già detto, sono comparse delle linee di codice che fanno riferimento molto probabilmente alle abilità di Crypto. E secondo i file di gioco, le abilità di Crypto altro non sarebbero che un mix delle due ipotesi che abbiamo fatto. Quindi, molto probabilmente avrà sì delle abilità da hacker, mischiate però anche a delle abilità corpo a corpo. In particolare, compaiono dei codici multipli che citano Sonar Warning, Sonar Blocking e Map Hack Detected. Sonar Warning potrebbe far riferimento all'abilità passiva. Warning vuol dire avviso, quindi Crypto potrebbe ricevere un avviso sonoro nel momento in cui i nemici utilizzano delle abilità. In un certo senso gli permetterebbe quindi di tracciarli, magari basandosi sul dove e sul quando hanno utilizzato le loro abilità per l'ultima volta. Sonar Blocking invece potrebbe far riferimento proprio a una sua abilità che funzioni come una granata AMP. Potrebbe essere un'abilità tattica, perché come Ultimate non sarebbe tutto sto granché forse. Ma Pack Detected invece non so a cosa si riferisca, molto probabilmente all'effetto di una di queste abilità sui nemici. Infine c'è un'altra linea di codice che forse è la più interessante di tutte, ossia Death Sword, ossia Spada della Morte, e con ogni probabilità fa riferimento alla sua abilità Ultimate, che allora, come avevamo ipotizzato prima, potrebbe permettergli di estrarre una spada. Questa spada potrebbe avere i danni corpo a corpo aumentati rispetto ai pugni e perché no anche degli effetti aggiuntivi. E per quanto riguarda le abilità di Crypto era tutto, adesso non tocca che aspettare che venga ufficializzato e sperare di averne beccata qualcuna. In ogni caso, ripeto, stanno uscendo sempre più informazioni di Crypto, quindi probabilmente gli dedicherò anche qualche altro video. In particolare mi piacerebbe approfondire la sua storia e la sua personalità, fatemi sapere se come idea vi piace, perché come personaggio è ancora molto oscuro. Sappiamo che è lui il responsabile della distruzione del repulsore, ma non sappiamo perché lo ha fatto. Cosa ha contro gli Apex Games? Che vantaggi ha nel far arrivare i draghi e i leviatani sull'isola? Non lo sappiamo. Però appunto mi piacerebbe provare a ipotizzarlo. Ciò che è sicuro è che non è un personaggio buono e potrebbe essere tra tutte le leggende quella col background più interessante, perché è di fatto la prima ad andare contro l'organizzazione dei giochi Apex, anche se non sappiamo ancora per quale motivo. Io non vedo veramente l'ora che esca, perché come personaggio mi ispira un sacco. Ma purtroppo tocca aspettare quantomeno l'inizio della season 2, ma forse ancora un pelino di più. E allora direi che per quanto riguarda le abilità di Crypto vi ho detto tutto quello che si poteva dire, quindi non mi resta che salutarvi e lasciarvi alla fine del gameplay. E noi ci rivediamo tra un minuto nell'outro, dove vi ricordo che farò i saluti, quindi a tra poco. Abbiamo finito! Spero che il video vi sia piaciuto e se è stato effettivamente così potete ricambiare lasciando un mi piace e se non lo siete già iscrivendovi al canale. E in ogni caso vi ringrazio di cuore per la visione di questo video in particolare, ma più in generale per tutto il supporto che mi state dando. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei contatti e i miei social e vi invito a seguirmi soprattutto su Instagram, dove mi trovate come NicoMyGod. Prima di chiudere il video, come promesso, faccio i saluti e quindi per questo video saluto Elvis, e quella che hai notato più che a una Tesla assomiglia a un sistema trophy e si tratta dell'abilità Ultimate di Watson. Gianni Parente, che mi chiede cosa gli consiglio tra Prowler e R99, e secondo me l'R99 è l'arma più forte del gioco, quindi assolutamente questa. Pietro, Andrea Mirabella, e per quanto riguarda le nuove località non penso ci siano nuove location, hanno solo modificato quelle esistenti e in ogni caso uscirà un video dedicato a questo.
Cristian Murgioni e Mirage, con la speranza che prima o poi si possa liberare da sotto la zampa del Leviatano. Adam, Alessio Guerra, e il modo migliore, secondo me, se vuoi puntare a vincere, è un po' un mix tra le due cose. Ossia pushare, non completamente a caso, ma seguendo un criterio. Quando hai ragionevoli speranze di poter vincere il fight, affrontalo. Scantic, Nico, che mi chiede se preferisco Bangalore o Lifeline, e preferisco Lifeline, che tra l'altro era il mio main prima che uscisse Octane. Nico, Stefano Latragna, The Real Glatz, che mi chiede dove si trova la roccia pingabile. Guardando la mappa dall'alto, si trova sulle rocce a destra del mercato, ma in ogni caso se cerchi su YouTube trovi un sacco di video. E infine Francesco, che mi chiede: meglio Alternator o RE45? E forse l'RE45, ma è una scelta difficile. Ciao a tutti! E vi ricordo che se anche voi volete essere salutati, dovete semplicemente lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e scrivere un commento. E fate anche i saluti, direi che è ora di chiudere per davvero questo video. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi! Bella! Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.